comics più forti di tutto. Nonostante la pioggia, anche nella quarta giornata c'è stato un vero e proprio pacifico assalto alla manifestazione, con oltre 80.000 biglietti venduti. Il maltempo ha creato inevitabili disagi negli spostamenti in città, in particolare nei passaggi più stretti ed affollati del centro storico. Anche oggi grandi protagonisti cosplayer. La pioggia non ha spento la loro fantasia e la loro creatività. Chi sei? Io sono Deadpool e Biancaneve, perché dobbiamo adattarci alla Disney, ormai ci hanno comprato, bisogna adattarsi. E quindi uno fa quello che trova come lavoro, fa un po' tutti e due. Da dove vieni? Vengo da Torino. È il primo anno che sei a Lucca Comics? No, sono 5 anni e ogni anno porto una principessa diversa. Sono di Milano e siamo qui a scoprire le magagne del Lucca Comics. Il tapiro diciamo che l'ho rubato al collega Staffelli, ecco. Oggi tocca a me consegnare i tapiri per la città. È un compito arduo, ma qualcuno deve pur farlo. In cortile degli Svizzeri era presente lo Stato Maggiore della Difesa. Grandi e piccoli hanno potuto incontrare i militari dell'esercito italiano, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri per conoscerne l'organizzazione e i mezzi in dotazione, come il robot usato per disinnescare sospetti ordigni. A Palazzo Ducale grande folla per il maestro giapponese Noboru Rokuda, che ha raccontato la genesi del suo personaggio più famoso, Dash Cappei, diventato celebre in Italia negli anni Ottanta grazie alla serie televisiva Gigi la Trottola, il ragazzino che non arriva ad 1 metro di altezza ma capace di praticare qualsiasi tipo di sport. L'edizione 2019 dei comics si avvia ad essere una delle più affollate di sempre. Oggi è stato superato il tetto complessivo dei 260.000 biglietti venduti per i 5 giorni della kermesse e ci si avvia oltre il 500.000 di presenze stimate in città. L'anno scorso i biglietti venduti furono 251.000, il record assoluto è del 2016 con 270.000 ticket staccati. Domani, quinta giornata, gran finale della manifestazione, nonostante il meteo preveda ancora pioggia.